Amici carissimi, ben ritrovati per una nuova puntata del ciclo di catechesi Fondersi nella Divina Volontà, che è giunto alla puntata numero, controllo subito, dovrebbe essere 17. Oggi termineremo i brani del capitolo 12, ne è rimasto soltanto uno, abbastanza breve, quindi probabilmente entreremo anche nel libro tredicesimo. Siamo più o meno a un terzo del testo scritto da Don Pablo Martín, che raccoglie, diciamo, tutti quanti i passaggi fondamentali del libro di Cielo sul tema appunto del fondersi nella Divina Volontà, che è uno degli atti fondamentali di questa vita, sperando che l'allergia non disturbi eccessivamente con la nostra conversazione. E rinnovando il mio benvenuto, andiamo subito a leggere il primo brano di oggi, che è del 23 aprile del 1921 e sempre volume 12, come dicevo, è l'ultimo brano tratto da questo volume. Passo giorni amarissimi, il mio sempre amabile Gesù si è quasi eclissato. Che pena, che strazio. Solo mi sento, la mia mente al di là delle sfere, nella sua volontà, e che vorrebbe prendere questo santo volere e portarlo al di sotto delle sfere in mezzo agli uomini e darlo ad ognuno come vita propria. La mia povera mente si dibatte tra il volere divino e il volere umano di tutti per farne uno solo. Ora, stando nel sommo dell'amarezza, il mio dolce Gesù appena si è mosso nel mio interno e, facendo uscire le sue mani, ha preso le mie nelle sue e nel mio interno mi ha detto: figlia mia, coraggio, verrò, tu non ti occupare di altro che del mio volere, lasciamo da parte la terra. Gli uomini si stancheranno nel male, dovunque andranno seminando terrori e spaventi e stragi, ma giungerà la fine. Il mio amore trionferà su tutti i mali loro. Perciò tu stendi il tuo volere nel mio, che come un secondo cielo, coi tuoi atti verrai a stendere sul capo di tutti, ed io guarderò gli atti delle creature attraverso i tuoi atti divini, perché tutti partono dal mio volere, e costringerai il mio volere eterno a discendere al di sotto delle sfere per trionfare sulla malvagità umana. Perciò, se vuoi che il mio volere scenda e il mio amore trionfi, tu devi salire al di là delle sfere, dimorarvi, estendere i tuoi atti nella mia volontà, e poi scenderemo insieme, assaliremo le creature col mio volere, col mio amore, le confonderemo in modo da non poterci resistere. Perciò per ora lasciamoli fare e vivi nel mio volere ed abbi pazienza. Visto che questo è uno dei brani cult, ecco, del libro di Cieli, del libro di Cielo, questo è i volumi di Luisa, a mio modestissimo avviso, sono bellissimi nella loro integralità. Non esiste, a mio avviso, un passo di questo testo. Insomma, adesso ormai sono arrivato nella mia lettura personale fino al 30° volume, ormai ci siamo quasi, quindi e le sezioni precedenti l'ho già lette più di qualche volta, insomma, quindi diciamo che posso formulare un giudizio quasi esaustivo, perché ci manca poco, insomma, quindi 30 su 36 vuol dire che stiamo circa, insomma, all'80%, 85%, insomma, del 80-85% degli iscritti. E tra l'altro, chi li conosce bene dice che gli ultimi sono proprio gli ultimi exploit, quindi le battute conclusive, quindi andremo ancora più in alto. Quello che si nota è che ci sono alcuni passaggi, però alcuni brani che svettano, quindi che toccano qualche punta. Io penso che i miei cari amici che stanno ascoltando in diretta o che ascolteranno in differita, che amano un pochino questo mondo, hanno colto la bellezza di questo passaggio, no? Che propone
uno stile di vita, un modo di affrontare i problemi, un modo diverso da quello a cui siamo abituati, un modo diverso anche da quello a cui noi saremmo magari portati, inclinati, perché tutti quanti noi esseri umani, ordinariamente, siamo sempre molto concreti, cioè c'è un problema e cerchiamo le modalità per affrontarlo e per risolverlo. E diciamo che soffriamo non poco, almeno questo per quanto mi riguarda, quando ci troviamo dinanzi a qualche cosa che dinanzi a cui ci si può fare poco, concretamente parlando, non, e questo ci fa soffrire, perché ci sentiamo impotenti, e questo tante volte però capita a noi poveri esseri umani, perché insomma questa valle di lacrime ce ne sta, insomma, da tribolare, no? Ci troviamo impotenti, diciamo, c'è sta niente da fare, l'unica cosa da fare è rassegnarsi. Ecco, allora, nella Divina Volontà, qui Gesù spiega che non esiste niente, non esiste nessuna situazione in cui si può dire non c'è niente da fare, non c'è. E anche nelle situazioni in cui magari forse ci sarebbe qualche cosa da fare, ci si propone un'alternativa, quindi o occuparsi principalmente di ciò che è più importante, o addirittura come dire, occuparci esclusivamente di ciò che è più importante. E qui certamente è un problema molto strutturale, molto, molto profondo. Allora, partiamo da quelle cose su cui sicuramente saremo tutti quanti più o meno d'accordo. Quindi ci sono delle cose, e questo l'ho detto infinite volte, insomma, abbastanza evidenti, e, per esempio, come sta ridotto il mondo adesso. Ci sono alcune situazioni, leggevo oggi una news di quelle che compaiono sui widget degli strumenti attuali, no? Quelli che ti danno le notizie flash. Con sommo dolore, credo che nell'Irlanda del Nord sia stato approvato contestualmente, potrei sbagliarmi, ma mi sembra che la notizia era questa, la legge che concede l'aborto e i matrimoni gay, tutti e due, nella cattolicissimissima, d'accordo, nel baluardo, diciamo così, della Santa Fede, che era l'Irlanda del Nord, cioè ormai c'è, come dire, un diktat generalizzato, internazionalizzato, d'accordo, per cui non c'è sta niente, sembra che non ci sia niente da fare, d'accordo, è solo questione di tempo, per cui piano piano capitolano tutti quanti, cioè o ti conformi a questo diktat che probabilmente sarà, come dire, imposto dai famosi poteri forti, che questi sembrano che sotto banco fanno umma umma e impongono, come dire, norme e leggi in giro dappertutto, attraverso, ci sono leggende nere che circolano, insomma, potentissime lobby, organizzazioni massoniche, cose di questo genere. Allora, supponiamo che tutto questo sia vero, ma noi poveri cristiani, ma io per esempio, no, che sono un sacerdote, che è chiaro che mi dispiacerà immensamente, perché saranno danni immensi per tante anime, no? Il problema è che purtroppo qualcuno che magari ascolta dice ma questo esagera, ma che danni immensi, ma queste sono conquiste sociali, insomma, no? E non mi stupirei se, purtroppo, lo dico con dolore, insomma, ci fosse anche qualche battezzato, poi sedicente, magari anche super cattolico, magari con una fede moderna e adulta, che dice ma sì, ma queste in fondo sono conquiste, insomma. Ormai non mi scandalizzo più di nulla. Però dinanzi a queste situazioni, che cosa si può fare? Cioè, anche se qualche combattente in giro in qualche parte del mondo, forse qualche capo di Stato coraggioso, pare che in alcune zone, io non sono molto informato, insomma, non seguo molto le vicende politiche, insomma, ma la Polonia pare che regga, la cattolicissima Polonia, facciamo un omaggio, oggi ricorre la festa di San Giovanni Paolo II, insomma, ma sono mosche bianche, d'accordo, cioè, ma anche lì, se dovesse cambiare l'andazzo, insomma, che vanno al governo persone di un certo orientamento, tic, imporranno i diktat
anche nella città sarà un pochino più difficile. Che ci si può fare? Io penso che tutti quanti ci abbiamo pregato su queste cose, perché che dobbiamo fare? E penso che a tutti quanti ci sia scappato, insomma, di dire: signore mio, ma ci vuoi mettere un attimo queste benedette mani? Perché, cioè, se ci metti le mani tu, ma noi che ci facciamo? Che vogliamo, che cosa possiamo fare? Cioè, più che pregare, offrire sacrifici, eccetera, eccetera, che ci possiamo fare? Allora, attenzione, qui bisogna fare scendere la divina volontà dalle alte sfere, dice Gesù. Perché non dobbiamo dimenticare una cosa, cioè, che Dio non lo ferma nessuno. Cioè, se Dio dice punto e basta, non ci mette niente, non ci metterebbe niente a rovesciare questo status quo, nulla. Per lui è un gioco da ragazzi, per noi no, ma per lui sì, capite? Perché tutto quello che accade, noi non dobbiamo mai dimenticare questo orizzonte, che accade dentro l'orizzonte della divina volontà permissiva. Sappiamo che anche negli scritti di Luisa Gesù distingue diverse volte, io la chiamo la divina volontà intenzionale e permissiva. Negli scritti Gesù usa un termine un pochino differente che non ricordo, ma il concetto è lo stesso. La divina volontà intenzionale è quella con cui Dio vuole positivamente una cosa, ma Dio certamente non vuole il male morale, quindi una legge ingiusta e immorale, ecco, contraria alla legge naturale, è chiaro che Dio non la vuole, ma c'è una volontà divina permissiva, e dentro questa volontà divina permissiva si muovono tutta quanta una serie di giochi, di condizioni, che per noi è quasi impossibile andarle a... Ma c'è un motivo per cui sono permesse certe cose. Noi non lo conosciamo, ma il motivo c'è, d'accordo? Il motivo per cui il male adesso sembra avere questo strapotere apparentemente invincibile. Non pensiamo mai che sia invincibile, perché il demonio gongola per una cosa di questo genere. Il demonio ci gongola nel vederci angustiati e nel vedere che siamo abbattuti, cioè non ci si può fare niente, siamo impotenti. No, no, non dobbiamo dargli questa soddisfazione. Il problema è, ci crediamo che qui l'unica soluzione è far scendere il divin volere dal cielo. Lo dice proprio qui: se vuoi che il mio volere scenda e il mio amore trionfi, tu devi salire al di là delle sfere e poi scenderemo insieme. Allora, qui c'è un'altra tecnica di combattimento, cioè, come nella divina volontà c'è una differente tecnica di combattimento, questo lo dico in tante catechesi, e per quanto riguarda la nostra santificazione e perfezione. Allora, quali sono le tecniche di combattimento comuni, normali, quelle che chi vuole diventa santo, se trova il padre spirituale e dice: che devo fare per diventare santo? E quello gli dirà: comincia a pregare, a fare un po' di penitenza, a usare meglio i sacramenti, e poi che devi fare? Devi acquistare virtù, e le virtù si conquistano con lo sforzo, combattendo i vizi, ripetendo gli atti contrari, sfracellando di 400 volte su 500, perché così succederà, ti metti in testa una cosa e vedrai che una volta ci riesce, 9 no, e piano piano poi nel tempo le cose cambieranno, facendo una fatica certamente titanica, d'accordo? Ecco perché la santità è stata sempre descritta come una cosa bella, però difficile, perché ci vuole veramente una costanza, una perseveranza, anche una forza, perché combattere contro noi stessi, contro le nostre cattive inclinazioni, cioè, se uno legge, l'ho detto tante volte, la storia di Sant'Ignazio di Loyola, cioè, per diventare un pochino più tranquillo e dominare la mia ira ci ho messo 40 anni. Il santo che è passato alla storia come il santo della dolcezza, che è San Francesco di Sal, diceva che per dominare la sua ira, ma lui era passato alla storia come il santo della dolcezza, ci ha messo 22 anni. Quindi, e 22 anni di sputamenti di sangue, insomma, perdonatemi il termine, no? Di fatiche, di fatiche tipo, non so chi conosce i miti greci, no? Il mito di Sisifo, di quello che era condannato a dove salire, dove spinge una pietra sulla montagna, una fatica enorme, arriva alla cima della montagna, portato sta pietra, e poi la pietra gli scappa di mano, cascano per terra, lui e la pietra la ricomincia tutto da capo. Questa è esperienza comune.
Allora, nella divina volontà è così, cioè, come si cambia il mondo, che c'è sta sto sto, che cosa ti insegna la storia? Rivoluzioni, spargimenti di sangue, rivoluzioni francesi, rivoluzioni russe, rivoluzione di qua, rivoluzione di là. Ogni tanto salta fuori il megalomano, il politico di turno che ha la soluzione a tutti i problemi, e con la democrazia o con i colpi di Stato andiamo avanti, affronteggiamo e cambiamo e facciamo qualcosa. Ok? Qui viene detto, no, si cambia tecnica. Non è un moltiplicare delle azioni dell'uomo, ma è un innescare, come dire, un far scendere in campo, un mettere in gioco la potenza divina, sia in noi che fuori di noi. Questo è al tempo stesso un grandissimo atto di glorificazione di Dio, perché si riconosce che Dio è Dio, e anche un grandissimo atto di umiltà autentica da parte dell'uomo, che si riconosce limitato e imperfetto, cioè che non ce la fa dinanzi a tante questioni. Allora, a livello ascetico personale, è chiaro che questo non vuol dire il sbracarsi e dire vivo lo stato brado, non faccio attenzione a niente, tanto la divina volontà mi farà santo. No, ecco, però chi comincia a vivere in questo mondo seriamente si accorge che l'atmosfera che lo circonda è un'altra aria. E come si innesca quest'altra aria? Cominciando ad operare nella divina volontà. Ah, comincia a fare gli atti preventivi, comincia a fare gli atti attuali, la meditazione di domani mattina, comincia a fare gli atti di fusione, comincia a fare i giri, comincia a instaurare con Gesù un rapporto intimo di profondo amore, a imparare a riconoscere il suo amore presente in tutte le cose, presente nelle tue giornate, presente nella creazione. E che succede? Che tu vedrai che alcune croci che ci avevi, quindi brutti difetti, non è che scompaiono dall'oggi al domani, però cominciano a, come dire, a diventare meno ossessionanti, più facilmente controllabili. Non si capisce bene come accade, perché poi, però, non credo di essere l'unico che ha vissuto questa cosa, l'ho pure confrontato un po' con qualcuno, perché dico, non è che sarò... che sarà una cosa... Si avverte. Perché si avverte questo? Perché è la divina volontà che, cominciando, quando si parla di questa cosa, Gesù, quando parla del vivere nella divina volontà, parla di un regno, l'ho già detto tante volte, e di una vita che si deve formare in noi. Allora, un regno è qualche cosa... Però noi diciamo adveniat regnum tuum, cioè è una progressiva dilatazione degli ambiti in cui in noi comanda veramente, per nostra libera scelta, la divina volontà. Quando parla di vita, noi dobbiamo pensare, cioè, che cosa significa la vita della divina volontà in me? Pensa alle tappe di sviluppo della vita umana. Io oggi ho 48 anni, ma 48 anni fa ero un bebè, prima ero un feto, prima ancora ero un embrione, prima ancora ero una cellula, ero uno zigote. Quindi questo per farci anche comprendere, allora dov'è che devo polarizzare i maggiori sforzi ascetici? Nel prendere di petto i miei difetti? Quante volte ci ho detto non mi devo arrabbiare più? E continua a arrabbiarmi peggio di prima, non devo più sparla male del prossimo, che ho il vizietto di parlare a tagli e cucì e continuo, non devo più guardare le cose brutte che si vedono in giro e continuo a guardarle, non devo più commettere gli atti impuri e continuo a farli, che ecco, sto parlando a braccio, quindi perché veramente anche quando uno ci mette ce la metterebbe un po' di buona volontà. Noi però siamo, e anche questo il libro di cielo aiuta, veramente in stato di natura decaduta.
stiamo in stato di natura decaduta, per cui siamo deboli. San Paolo dice: appena voglio cominciare a fare qualcosa di buono, e il male mi sta vicino, non faccio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Tutti ne abbiamo fatto esperienza di questa cosa qui. Cioè, non è che io posso dire, dico, da oggi in poi non mi arrabbio più. Sì, vediamo, provaci. Se sei un iracondo, provaci. Cioè, non è soltanto un problema, capite, di metterci. Sì, ce la dobbiamo mettere, perché se non ci provi, sicuramente mai ci riuscirai. Ma qui abbiamo un'arma segreta, una risorsa in più. È così che te vuoi mettere a fare adesso con tutto sto marasma che c'è sta in giro, d'accordo? Anche con tante situazioni difficili, dolorose, problematiche, anche di questo tante volte ne abbiamo parlato, che vediamo nella Chiesa, nella nostra amata Chiesa, d'accordo? Nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi, in tante situazioni. Ma che ci vogliamo fare? Cioè, quando si vedono alcune cose... Cioè, facciamo un esempio clamoroso, ma tutti quanti gli scandali che ci sono stati, ma che ci vogliamo, che posso fare io? Che ci facciamo? Che sono andati a finire su tutti i giornali di tutto quanto il mondo, ci stanno diocesi negli Stati Uniti che stanno andando in bancarotta per tutti quanti i risarcimenti danni che devono pagare. Che vogliamo fare? Cioè, una montagna di fango di questo genere, purtroppo gettata a discredito sul volto della Chiesa, che a te ti dispiace tanto. Che ce famo? Qualcuno c'ha qualche cosa? Perché ti scandalizzi, ti arrabbi, dici: ah, se la Chiesa è questo schifo, me ne vado e me ne faccio un'altra. Non si può fare questa cosa qua. A parte il fatto che, cioè, Gesù non vuole che si faccia una cosa di questo genere, perché la sua Chiesa è una, e tu rimani qua dentro. Anche se io devo andarmene in giro, l'ho raccontato qualche volta, ma non è un'esperienza soltanto mia, siamo confrontati tra confratelli. Dico che da prete può succedere che tu ti trovi camminando in giro riconoscibile qualcuno che gli gira nei 5 minuti, che ti passa vicino con la macchina o con qualche altra cosa, e prende e ti dice: pedofilo. Dico: io non ho fatto niente, insomma, io lo so che non ho fatto niente, però ti devi prendere questo epiteto. Perché? Perché qualcuno, poi sapete, no? Io vedo, insomma, anche in giro commenti che poi i miei collaboratori, insomma, mi dicono su canali vari, insomma, no? Appena qualcuno è, insulti, pedofilo o roba del genere. Che vogliamo fare? È chiaro che dalla Santa Sede devono fare qualcosa, hanno inasprito le misure, hanno inasprito le sanzioni, cercano di riparare, cercano di fare. È chiaro che non è che può semplicemente stare a guardare tanta così, no? Facendo il fatalista. Ma comunque questa è una situazione brutta, che ci deve mettere mani il nostro Signore. Io non riesco, lo dico con tanto dolore, io non riesco proprio a capacitarmi. Io veramente, quando penso a queste cose, dico: ma non è che mi sono sognato tutto, perché io non riesco a capire come nella testa, nel cuore di un ministro ordinato, consacrato, possano nascere robe di questo genere. Non ce la faccio. Mi fa tanto male. Dico: ma come fa? Capito? Non sai che... Perché... Però purtroppo pare che sia successo. Cioè, lo dico, insomma, capite un attimo, lo so che è successo, ma sembra a volte un orrore, insomma, un sogno orribile. E dicevo: però, mo ci stiamo, che vogliamo fare? Che facciamo? Quindi, dinanzi a questo grido, che a volte è assillante per tante situazioni problematiche, dolorose, ripeto, personali, individuali o collettive, qui c'è un'altra tecnica di combattimento. Allora, cosa dice Gesù? Tu non ti occupare d'altro che del mio volere. Lasciamo da parte la terra. Addirittura. Gli uomini si stancheranno nel male, continueranno, ne faranno ancora peggio, d'accordo? Forse arriveranno a dei fondi anche... Io tante volte guardo in giro e dico: Signore, ancora sopporti? Veramente, mi sto a fare una cultura sulla pazienza di Dio
che mamma mia, veramente qualche cosa di grande, ecco. Perché insomma se ne vuole per continuare a guardare senza intervenire, capite? Si stancheranno del male, dovunque andranno seminando terrori, spaventi, stragi. Sentite che bello. Ma giungerà la fine. È una promessa. Giungerà la fine. Chi la fa giungere? La faccio giungere io la fine, dice Gesù. Il mio amore trionferà su tutti i mali loro. Non è un giungerà la fine soltanto di fare una carneficina, come dire, i giustizieri della notte, e facciamo, stecchiamo tutti quanti i cattivi. Il mio amore trionferà su tutti. Perciò tu stendi il mio, tuo volere nel mio. E che cosa succederà? Che come un secondo cielo, con i tuoi atti verrai a stendere sul capo di tutti. E cosa succederà? Io guarderò gli atti delle creature attraverso i tuoi atti divini. Quindi non lasciare che Dio veda questo marasma e veda solo quello, che questo marasma sia in qualche modo coperto, perché operando nella divina volontà questo accade, da cosa? Dal nostro amore, dai nostri atti, dalle nostre preghiere, dalle nostre preparazioni, dal nostro piccolo che però nella divina volontà diventa grande, sia da un punto di vista di consistenza oggettiva, sia da un punto di vista anche di dilatazione, perché copre tutti. Allora io guarderò gli atti delle creature attraverso i tuoi atti divini, perché tutti partono dal mio volere. Che cosa succederà? Costringerai il mio volere eterno a scendere al di sotto delle sfere per trionfare sulla malvagità della volontà umana. Dinanzi a queste parole, ecco perché questo è un passaggio fondamentale, è un passo cult, come mi piace chiamarli, perché o ci credi o non ci credi. Allora qui Gesù sta dicendo: attenzione, c'è un'altra strategia, c'è un'altra tattica militare, un altro stile bellico, un altro. Lo vuoi fare? Ci credi? O preferisci prendere il mitra, d'accordo, e utilizzare modalità, come dire, di combattimento, anche per carità, le legittime se vogliamo in certi casi, ma umane. Perciò se vuoi che il mio volere scenda, il mio amore trionfi, tu devi salire al di là delle sfere, dimorarvi, estendere i tuoi atti nella mia volontà, e poi scenderemo insieme. E che faremo? Assaliremo le creature col mio volere, col mio amore, e le confonderemo in modo da non poterci resistere. Quindi anche quello che Gesù promette non è semplicemente lo sterminio dei malvagi e dei cattivi, ma è la conversione di questi. Li confonderemo, assaliremo le creature col mio volere e col mio amore, e le confonderemo in modo da non poterci resistere. Ma queste sono operazioni divine che bisogna farle, bisogna metterle in pratica innescando, scatenando il cielo. E qui ci sta, Gesù ci insegna i modi con cui il cielo si scatena. Ecco perché io l'ho detto tante volte, questa percezione la ebbi fin dal primo contatto con questi scritti, per questo che, come dire, ci sto mettendo, per me anzitutto lo confesso, insomma, non è che adesso, cioè, questa è una cosa fatta anzitutto come mia scelta personale, insomma, no? Quindi come mio investimento, cioè volendo camminare nel tentativo, insomma, di fare un percorso di santificazione, insomma, no? Perché insomma uno ha tante possibili, come dire, alternative, tante possibili strade, e non è questa qui la prima che intraprendo, insomma, nella vita, insomma, ho sondato vari terreni. Ma questo mi sembra quello migliore, capito? E quello risolutivo, ecco, come dice San Paolo, ci sono tanti carismi belli,
ci sono tante cose belle, ma la cosa più bella è la carità. Ecco, diciamo un po' io così. Abbiamo festeggiato da poco Santa Teresina, no? Ho trovato la carità, io ho trovato il mio posto nella chiesa. Non mi importa che non sono missionaria, che non sono evangelizzatrice, che non sono martire, che non sono questo e che non sono quell'altro, no? Ecco, quindi ancora Gesù continua, perciò per ora lasciamoli fare, vivi nel mio volere e abbi pazienza. Cioè questa frase che Gesù dice, per ora lasciamoli fare, cioè sta dicendo, sì, sono cose brutte, noi ci soffriamo, cioè soffrirci santamente è una cosa bella, perché rimanere indifferenti e infischiarsene di fronte ai mali, ai dolori, alle situazioni di sofferenza a tutti i livelli non è una cosa bella. L'indifferenza non è una cosa divina, è una cosa molto molto brutta. Però la sofferenza non è l'angoscia, l'angustia, la disperazione e il senso di impotenza, come dire, è la fine e dobbiamo, chi lo sa che va, no, questo non va bene, questo qui, questi non sono atteggiamenti da figli di Dio, non sono atteggiamenti da chi crede che Dio mantiene sempre il controllo, e anche se per una serie di circostanze dipendenti dalle cause seconde la sua volontà permette certe cose, lasciamoli fare per ora, abbi pazienza, ma le cose non vanno a finire così, sta tranquillo. Tu vuoi farci qualcosa? Bene, cerca di innescare, scatenare, portare la mia potenza ad operare in mezzo alle situazioni, il resto lo faccio io. C'era un passo analogo di un volume, adesso non mi ricordo, ne parlavo qualche tempo fa con un confratello, e dove a un certo punto Gesù si lamenta con Luisa della situazione grave a quei tempi, figuriamoci, insomma, facendo nomi e cognomi, non nomi e cognomi, ma come dire, puntando il dito, il j'accuse, sulle autorità civili ed ecclesiastiche, minacciando fuochi e fulmini. Allora lui si dice, no signore mio, no, non fa così, misericordia, eccetera eccetera, no? E Gesù le dice, tu prega e soffri, al resto ci penso io. Altra frase veramente formidabile. Quindi noi dobbiamo lasciare che sia il Signore ad occuparsi delle cose serie, gravi e che sono più grandi di noi e che su cui noi non abbiamo la possibilità di intervenire adeguatamente e ordinatamente. Ci picchiamo. Allora, volevo provare a leggere, vediamo se è breve, che forse ce la facciamo, sì, brevissimo, e inauguriamo il volume 13, c'è un breve, diciamo così, prequel, 25 agosto 1921, dice così, stavo tutta fondendomi nel volere divino e il mio Gesù mi ha detto, figlia del divin volere, quante volte in più ti immergi nel mio volere, attenzione, tanto più si allarga il circolo della tua volontà nella mia. Il brano è breve, quindi farei un commento immediato, così non ci allunghiamo troppo con i tempi. Vedete quante stavo fondendo. Uno. E Gesù dice, quante volte in più ti immergi, capite? Quindi non è la stessa cosa, c'è un brano degli scritti, non è la stessa cosa fondersi con la divina volontà una giornata d'una volta o 10 volte, non è la stessa cosa.
Non lo è. Non è la stessa cosa fare 40 atti attuali oltre all'atto preventivo e non farne neanche uno. Non è la stessa cosa. Non lo è. Quante volte in più ti immergi nel mio volere, attenzione, l'immagine, tanto più si allarga il circolo della tua volontà nella mia. Quindi si allarga. Quindi questa realtà è una realtà dinamica, cioè che ha dei processi di crescita progressiva o di, in caso di inerzia, di trascuratezza, di decrescita. C'è la crescita, ma c'è anche la decrescita possibile. È pur vero che gli atti fatti nel mio volere riempiono tutto, come la luce del sole riempie la terra. Attenzione, ma col ripetere gli atti nel mio volere si allarga la circonferenza dello stesso sole e l'anima acquista maggiore intensità di luce e di calore, e come ripete i suoi atti nel mio volere, tante volte resta rannodata la sua volontà alla mia. E questi nodi fanno scorrere tanti rivoli divini su tutta la terra che impediscono il libero corso alla giustizia. Allora, tornando al discorso che abbiamo fatto precedentemente, no? Ascetica classica, d'accordo? Che cosa ti dice? Tu c'hai un vizio, c'hai il vizio della gola. Come fai ad acquisire la virtù cardinale della temperanza? Attraverso una serie di ripetizioni di atti contrari. Cioè, andiamo, quando ero giovane c'era Mani Pulite, quando ero molto giovane, e c'era il pubblico ministero di Pietro che parlava in maniera molto molto popolare, che diceva: in soldoni, ecco, in soldoni, che cosa devi fare? Sei un goloso. Te va una volta di mangiare fuori pasto? No. Ti va qualche volta, hai finito la pasta, di prendere un altro po'? No. Ti va di aggiungere un po' di parmigiano perché è poco scondita? No. A forza di dire no, 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 diventerai un po' meno goloso e un po' più temperante. Quanto tempo ci vuole? Chi lo sa? Chi lo sa? Perché poi ogni volta che invece il parmigiano ce l'aggiungi, al secondo bisso lo fai, t'abboffi più del previsto e mangi fuori pasto sprocedatamente, tarsi l'una di notte e te mangi un chilo di Nutella, vroom, capite? Tanto hai conquistato in bene, tribolando un po', e quanto il giorno dopo ti precipiti sotto un fosso se fa qualche stupidaggine. Allora, anche qua ci stanno delle leggi. La legge non è fare l'atto contrario alla virtù, ma è fare l'atto che innesca l'operatività della divina volontà in noi e fuori di noi. Ok? E questo chiaramente richiede un minimo di impegno, un minimo di attenzione, perché sono delle abitudini da acquisire. Un lavoro mai sufficientemente, perché un giorno può andare meglio, il giorno dopo può andare un po' meno meglio. Alcune cose, come dire, entrano in automatico, no? Altre cose si fatica un pochino di più. Di fatto è, con ripetere gli atti nel mio volere, e si allarga, fa l'esempio del sole, la circonferenza del sole. E che succede? L'anima acquista maggiore intensità di luce e di calore. In soldoni, maggiore santità. Punto. In soldoni. E come ripete i suoi atti nel mio volere, tante volte resta rannodata la sua volontà alla mia. Noi dobbiamo andare a trovare un sistema, perché sennò chiacchieriamo, per fonderci con questa benedetta volontà divina, per annodarci, per agganciarci, per stringerci alle cose, va attraverso queste cose.
questi nodi fanno scorrere tanti rivoli divini su tutta la terra che impediscono il libero corso alla giustizia. Quindi, vedete, non è soltanto un bene che faccio a me stesso, cioè la mia anima diventa più santa perché si allargano le circonferenze del sole e io acquisto maggiore intensità di luce e calore. Non è solo questo. E questo avviene quante più volte immergo la mia volontà nella divina, quanti più atti attuali faccio, quante più fusioni faccio. Ma questi rannodamenti con la divina volontà fanno scorrere rivoli divini, li chiama, su tutta la terra, che impediscono il libero corso alla giustizia. Cioè che arrivi quell'era felice in cui gli uomini si arrenderanno alla divina volontà e al divino amore. Saranno confusi in modo da non poter più resistere. E quindi vedremo tempi, si spera, un po' migliori e diversi da quelli che ci tocca vedere adesso. Beh, penso che sia opportuno fermarci qui per non mettere, come sempre, troppa carne al fuoco né appesantire troppo queste nostre conversazioni. Appuntamento, per chi crede e desidera, alla prossima settimana. I miei saluti e la mia benedizione nella divina volontà a tutti. Ave Maria.